commento sulla tua prestazione alle Olimpiadi. Allora, come l'ho detto prima, oggi per la conferenza stampa che abbiamo avuto per la Sindustria di Padova, la Olimpiade per me è stato un sogno fatto, no? Sono andata a rappresentare il mio paese, eravamo solamente 7 atleti e 2 solamente di atletica. E per me è stato un onore essere lì, è stata un'esperienza bellissima tra il giorno della gara che non ho saputo gestire con la pressione, ma tutti gli altri, il villaggio, la gente, lo spirito olimpico, ancora l'ho qui e è stato bellissimo. Cosa vuol dire essere per te una delle atlete più fotografate al mondo? Quel giorno molta pressione, oggi mi fa piacere perché mi sta aiutando a trovare la strada giusta per rimanere in atletica, per rimanere e continuare a allenarmi, trovare una strada che mi fa più facile al trovare il mio obiettivo. Ma tu ti senti più fotomodella o più atleta? Di più atleta. Ti hanno già proposto un calendario? Sì. Per il 2009 o l'hai già fatto? No, non l'ho fatto ancora, ci stiamo parlando, ma non l'ho fatto. Sarai presente alla settimana della moda che c'è la settimana prossima? Mi piacerebbe essere presente, ma dobbiamo ancora cumplire con un altro compromesso che devo fare. Anche mi reiniziavo a allenarmi e non credo che possa andare. Sicuramente la guarderò sulla TV perché anche mi piace tantissimo, ma non credo che ce la faccia andare perché anche voglio andare alla finale del campionato nazionale, che anche a Milano mi sa. E non riesco a farlo. Stilista preferito? Il mio stilista preferito italiano? Veramente avete tanti stilista molto bravo e sono per ogni stile diverso, lo sai, non è che io un giorno mi sveglio e io mi piace la moda, mi piace un giorno essere classica, un giorno no, un giorno così. Allora, sono due che quello che mi piacciono di più. Mi piace di più Valentino, mi piace tantissimo, e Roberto Cavalli. Con chi usciresti a cena? Usain Bolt o Phelps? per uscire a cena con qualcuno di loro due sarebbe un onore per me. Preferito? Non lo so, uno per ogni sera. Come mai hai scelto di correre con i colori della Sindustria? Allora, io sono arrivata a Italia perché il mio manager mi ha detto che mi aveva trovato tutto, mi ha sistemato tutto per allenarmi qui, per fare il meglio per andare a Pechino, e mi ha fatto le proposte delle squadre, abbiamo sentito tutti, e quella di Padova io mi sono trovata più un ambiente familiare, anche perché ho visto che loro erano molto interessati in me, sono andate anche a guardare l'allenamento mio, mi hanno portato a Padova, mi hanno fatto vedere la città, come se gestisse tutto in la Sindustria di Padova, abbiamo trovato un accordo subito e ho scelto la Sindustria di Padova che mi facilita, che mi dà la possibilità di gareggiare nelle gare più importanti d'Italia, anche in Europa. Ti piace Padova? Sì, moltissimo, infatti adesso stiamo parlando perché forse in inverno non credo, ma in estate forse vengo a allenarmi qui. E il tuo futuro? Quali sono i tuoi prossimi progetti? Allora, l'allenamento adesso fine settembre mi sa che vado al Paraguay perché voglio vedere la mia famiglia che quest'anno mi ha mancato moltissimo. È la prima volta che sono stata tanto tempo fuori della mia casa e mi alleno di là. Però ritorno e aspetto di trovare tutto pronto per ritornare subito, non lo so bene dove ancora l'allenamento. Per preparare le gare per Berlino, che sarà in agosto dell'anno prossimo. E dopo, allora, forse dobbiamo fare qualcosa di moda, perché Asindustria, come l'ho detto anche oggi, Asindustria, mio manager, mi ha trovato
sponsors che dobbiamo lavorare con loro e forse facciamo tutte e due, tutte cose insieme. Il primo obiettivo per me sarà 58 metri, quello lo voglio fare, e dopo se è possibile subito 60 metri. Sì, quella è una bella misura già anche. Sì, un saluto e grazie mille per tutto l'appoggio e il supporto che mi hanno dato a Padova Sport.